dallo Stadio Olimpico di Torino. Buonasera e buon ascolto da Tarcisio Mazzeo e da Emanuele Dotto, che con l'assistenza tecnica di Giuseppe De Eugenio vi racconteranno il posticipo della terza giornata del campionato di Serie B Win fra il Torino ed il Varese. Torino che ha 4 punti di classifica frutto del rotondo successo di Ascoli e del deludentissimo pareggio interno contro il Cittadella. Il Varese ha 2 punti, 2 pareggi, nessun gol all'attivo ma anche nessuna rete al passivo. La serata è umida e particolarmente piovosa, sta venendo giù, non dico l'universo, ma insomma una bella e abbondante pioggia che per il momento non sta inficiando il bellissimo terreno dello Stadio Olimpico torinese. In possesso di palla Iori, il tentativo di passaggio tarda, Iori prova poi la conclusione, appoggia improvvisamente sul settore di destra dove è pronto Stevanovic, salta l'avversario Stevanovic, il cross su cui interviene Sgrigna a porta praticamente sguarnita, sfiora soltanto il pallone, è una palla gol clamorosa che Sgrigna non è riuscito a concretizzare. E se ci fosse stato Rolando Bianchi, rapinatore e serpente cobra dell'area di rigore, chissà come sarebbero andate le cose per il Varese. Attacca il Varese, possibilità per la formazione varesina, l'uscita vuota di Coppola, attenzione la conclusione da ottima posizione di Carrozza con palla sul fondo, ma uscita maldestra del portiere Coppola che è uscito male di pugno all'altezza del disco del rigore. Il rilancio è stato intercettato da Carrozza, ma la conclusione del numero 7 del Varese è terminata alta sulla traversa. Pallone recuperato da Di Cesare, il pallone in profondità, la conclusione c'è, Bagua il pallone sul fondo. E Bagua sul fondo, ottima il passaggio sul suo settore di Guberti. Beh, tiro di Nadarevic, pallone sul fondo, brivido per Coppola, si è tuffato sulla sua sinistra, non ci ha pensato due volte Nadarevic, ha scagliato un destro rasoterra radente e per poco Coppola non veniva beffato da questa conclusione potente del giocatore slavo. Stefanovic prova a impostare un'azione appoggiando all'indietro verso Parisi, l'ex messinese trova un compagno, una sponda in Guberti punta l'avversario, si tratta di Puccino, cerca di superarlo, tiro cross basso, Moreau sbaglia, Moreau clamorosamente, c'è il tiro e il gol siglato dal giocatore Alen Stevanovic, ma si tratta di un errore clamoroso del portiere Moreau che ha respinto malissimo sui piedi di Stevanovic che con un tiro al volo, con una specie di pallonetto, ha calibrato il pallone sotto l'incrocio dei pali, ma è stato secondo me, Tarcisio, un regalo del portiere francese del Varese Moreau, e regalo di cui ha approfittato Stevanovic al 39esimo minuto della prima frazione. Torino 1 Varese 0, pacco di Natale anticipato. Sì, prima diciamo bravo a Stevanovic che anche lui è un ventenne, dunque è un ragazzo giovane e sicuramente c'è da augurargli che prenda una boccata di entusiasmo da questa azione. Poi naturalmente c'è da sottolineare lo sfortunatissimo intervento del portiere Moreau che non era evidentemente messo bene sui piedi, tant'è che quasi è caduto sul pallone, non c'è arrivato bene a deviarlo ed era una deviazione per la verità anche abbastanza facile, tant'è il suo è diventato un assist per Stevanovic. Stevanovic era appostato sul vertice destro dell'area piccola, si è messo il pallone sul sinistro ed è riuscito ad insaccare, ha avuto anche la necessaria freddezza per mettere a segno questo gol che è il primo del suo campionato ed è il primo subito dalla difesa del Varese che a questo punto ha l'obbligo chiaramente di riequilibrare anche i conti del suo personale tabellino e chiaramente c'è da aspettarsi che il Varese cambi qualche cosa nella sua strategia. Finora ha aspettato, ha giocato di rimessa, adesso magari sarà un po' più protagonista. Attenzione, ottimo passaggio per il Varese, la conclusione di piede, si salva Coppola sulla iniziativa di Carrozza, la bella conclusione di Carrozza, la respinta di piede di Coppola che ha salvato il risultato. Ancora una girata completamente sbagliata o scomposta di Iori che per poco non provoca il più classico degli autogol. Coppola decisivo di piede e c'è la possibilità per il Varese di muoversi sollecitamente in avanti. Ancora Iori però, diga di centrocampo, sta giocando abbastanza bene il numero 11 del Torino, Manuel Iori, classe 82. C'è una palla che vaga al
per il Torino. Skriniar al limite dell'area, Skriniar, gol! Grandissimo gol di Skriniar, grandissima rete di Skriniar che ha controllato il pallone con il destro, una fiondata, nulla da fare per il portiere Moreau. Il Torino raddoppia al 4 minuto del secondo tempo, grandissimo gol di Sandro Skriniar. Un gol spettacolare, un gol di una pulizia assoluta, il pallone ricevuto da Stevanovic che anche in questa circostanza era andato via bene sulla destra, ha passato corto per il compagno, il passaggio, l'appoggio non è stato brillantissimo, tant'è che Skriniar ha dovuto controllare il pallone, poi ha fatto partire davvero un destro formidabile, si è insaccato, non poteva davvero farci niente questa volta il portiere Moreau. Quel gol l'avrebbero probabilmente preso anche portieri di nome più importante. Segnaliamo una nota bella, il numero 9 e cioè Bianchi, che sta facendo esercizi di riscaldamento a bordo campo, è stato il primo ad applaudire verso il compagno autore di questo strepitoso gol che dà il doppio vantaggio al Torino e a maggior ragione la necessità al Varese di far vedere se tutto quello che del Varese si è detto a questo punto ha una sua concretizzazione. Certo, il Varese che mai aveva subito una rete in questo campionato, alla terza giornata, al quarto minuto del secondo tempo, ne incassa già due, al 39esimo Stevanovic su errore di Moreau, ma davvero la prodezza di Alessandro Skriniar è stata notevole, perché un tiro così potente, così preciso, così forte, meritava davvero gli applausi che l'intero stadio olimpico ha tributato all'ex giocatore del Vicenza. Attacca il Varese con Neto Pereira, perde la palla, Ogbonna gliela sottrae e c'è la possibilità per il Torino di muoversi in azione di contropiede ancora con Guberti, va via sulla fascia sinistra, Guberti converge al centro, presume troppo, è stato bravo Puccino, gli ha tolto il pallone, poi Guberti lo ha recuperato, grande grinta di Guberti, tiro cross intercettato da Trost che scaraventa di testa il pallone nel calcio d'angolo. Applausi per Guberti, questo è il cuore toro, quello che i tifosi granata vogliono dai loro giocatori, magari giocate non di fino ma tanta grinta, tanta combattività e magari anche prima di andare sul 2-0. C'è il colpo di testa di Ogbonna che allontana, palla controllata da Iori, sbagliato il servizio in area di rigore, Cellini solo davanti al portiere, orienta male il pallone, pallone che termina sul fondo, palla gol fallita dal Varese, è stato Cellini in ottima posizione a non concretizzare questo regalo della difesa granata, regalo che avrebbe potuto riaprire il match, errore di Cellini, il pallone controllato da Nadarevic, il cross, Cellini di testa, il tiro sul fondo, pallone clamoroso, attenzione, Neto Pereira solo davanti al portiere, fallisce il punto dell'1-2, clamoroso l'errore di Neto Pereira che non è stato in grado, a porta quasi vuota dopo una bambola collettiva della difesa granata, di mettere il pallone alle spalle di Coppola, ormai battuto, altro grave errore dell'attacco del Varese, si capisce perché la squadra varesina sia ancora a quota zero in fatto di reti segnate. Attenzione Ebagua, è solo davanti al portiere, Ebagua, tiro e grande parata di Moreau, recupera ancora Ebagua, tiro, altra parata di Moreau, ancora la conclusione di Verdi con palla deviata dalla difesa del Varese, clamoroso doppio errore di Ebagua che solo davanti a Moreau è riuscito per due volte a tirare addosso al portiere, ma portiere che era stato colpevole in occasione del gol dell'1-0, questa volta si è riscattato alla grande con una doppia parata, anzi con una doppia paratona. La rincorsa di Yasmin Kurtic, e il portiere Coppola al centro della porta, parte il tiro di Kurtic, poi Ebagua, sbaglia ancora Neto Pereira, un rimpallo, ma davvero il Varese non riesce a mettere il pallone in porta neppure con le mani. Un commento su questo successo del Torino un po' laborioso ma sostanzialmente meritato, perché nel calcio vince chi sbaglia di meno e il Torino ha sbagliato meno del Varese. Beh, una frase detta anni fa dall'avvocato Agnelli a proposito dei voti in consiglio di amministrazione, lui sosteneva che i voti si pesassero e non si contassero, ecco, e da allora è nato un modo di dire, lo applichiamo ai punti in campo, i punti nel calcio si contano o si pesano, ecco, se questi i punti di questa sera del Torino ci limitiamo a contarli, diciamo che sono tre punti importanti, due gol, ce ne potevano essere anche di più, se questi punti li andiamo a pesare e valutiamo come sono nati e
di che partita siano frutto, beh, allora il discorso diventa un pochettino più prudente. Ecco, questo per il Torino. Ha disputato una partita alla fine giudiziosa, ha saputo superare le difficoltà, ha sfruttato tutte le occasioni che ha avuto a disposizione, non ne ha avute moltissime, ma comunque quelle che contavano le ha sfruttate sul 2-0, poi ne ha avute ancora, e queste che ha avuto dopo il 2-0 le ha buttate via. E Bagua, Guberti sono i primi nomi che ci vengono in mente. Questo per il Torino. Il lavoro di Ventura mentre c'è un attacco del Varese. Attacco del Varese con la conclusione di Cellini sul fondo, si è girato il numero 91 De Luca, non si trattava di Cellini, i due giocatori sono davvero molto simili, stessa altezza e stessa complessione e fisica, girata di De Luca fuori, applausi del Torino che si è un po' riconciliato con la sua squadra dopo il disastroso martedì con il Cittadella. Tarcisio, mancano pochi secondi alla conclusione, vai pure per il commento finale. Vittoria limpida di un Toro non brillantissimo ma abbastanza efficace, molto pragmatico come il suo tecnico Giampiero Ventura. Esatto, è questo pragmatismo che si vede nel risultato. La partita finisce in questo istante, ricordiamo che il Torino batte il Varese per 2-0, lo batte meritatamente anche se con l'aiuto nel primo tempo della buona sorte, un aiuto che poi ha legittimato con una gestione accorta nella ripresa quando ha trovato il secondo gol, bellissimo, lo diciamo ancora, con Sgrigna, avrebbe potuto segnarne ancora, non c'è riuscito, il Varese ha avuto la possibilità di andare in gol e non c'è riuscito, le colpe del Varese ricadono sul Varese, le fortune del Torino potranno dare come dire motivo per riflessioni utili e per trovare quello spirito di squadra che Ventura cerca di dare al suo team e che fino a questa sera non era riuscito. Concludiamo dunque la nostra radiocronaca dallo Stadio Olimpico di Torino. Il Torino si è aggiudicato il posticipo della terza giornata battendo il Varese con il punteggio all'inglese 2-0 per effetto dei gol siglati da Stevanovic al 39esimo del primo tempo su errore del portiere francese del Varese Moro, il raddoppio bellissimo di Alessandro Sgrigna al quarto del secondo tempo. Pace fatta dunque fra i tifosi del Torino e la loro squadra.